La battaglia di Lepanto. Il 7 ottobre del 1571 si svolse la più grande battaglia navale della storia moderna. La battaglia di Lepanto fu uno scontro navale cruciale tra la Lega Santa, composta principalmente da navi spagnole, veneziane e genovesi, e l'Impero Ottomano. La flotta della Lega Santa, guidata dall'ammiraglio spagnolo Don Juan de Austria, sconfisse l'armata ottomana, arrestandone così l'avanzata. La battaglia rappresentò un punto di svolta nella storia del Mediterraneo e segnò l'inizio del declino dell'Impero Ottomano come potenza navale dominante. Da anni le navi turche imperversavano nel Mediterraneo occidentale. Le coste italiane e spagnole erano costantemente minacciate e Malta fu sul punto di essere presa nel 1565. Davanti al crescente pericolo, la Spagna, Venezia e gli Stati Pontifici formarono un'alleanza per fermare l'avanzata turca. Si costituì allora la Lega Santa, che riuniva sotto il comando di Don Juan de Austria, figlio illegittimo dell'imperatore Carlo V, lo Stato Pontificio, l'Impero Spagnolo, le Repubbliche di Venezia e Genova, i Cavalieri di Malta, i Ducati di Savoia, Urbino e Lucca e il Granducato di Toscana. Riunitasi a Messina nel settembre del 1571, l'armata cristiana salpò verso le acque greche. Cipro era appena caduta in mani ottomane, ma rimaneva la possibilità di sconfiggere la flotta turca attraccata nel Golfo di Lepanto, all'imboccatura del Golfo di Corinto. Lo scontro si risolse in circa 7 ore, con una netta predominanza della flotta europea, già superiore in partenza per un migliore equipaggiamento. Il 22 ottobre la notizia della vittoria giunse a Roma e per l'occasione il pontefice Pio V celebrò una messa di ringraziamento nella Basilica di San Pietro, sancendo così la vittoria del mondo cattolico su quello islamico. Gli armamenti. Lo schieramento cristiano vinse soprattutto grazie alla superiorità dell'equipaggiamento, che compensò la mancanza di esperienza delle truppe imbarcate. Decisivo fu anche il vantaggio insito nella collocazione avanzata delle galeazze. Inoltre, la fanteria era dotata di un superiore armamento individuale. I suoi soldati potevano contare sugli archibugi, mentre quelli turchi erano ancora armati con archi e dardi, mazze, scudi e spade. La maggior parte dei soldati cristiani indossava corazze del tipo normalmente utilizzato dalla fanteria. I soldati ottomani preferivano invece indossare armature leggerissime, spesso in cuoio. Il vascello più importante dello schieramento cristiano era la galeazza veneziana. Al contrario della galea comune, questa era sovradimensionata, con il ponte a coprire i banchi dei rematori. Era corazzata e pesantemente armata non solo a prua e poppa, ma anche sulle fiancate. L'armamento d'artiglieria delle galere ottomane era complessivamente più leggero, poiché i loro capitani facevano grande affidamento sulla velocità e sull'agilità. Spesso le loro galere avevano un singolo grosso cannone in caccia, ma pochissimi pezzi d'accompagnamento. Per quel che riguarda le armi di piccolo calibro, l'arma più diffusa tra la fanteria di marina ottomana era l'arco composito o arco turchesco. Questo aveva una gittata e una precisione superiore a quella dell'archibugio, oltre che una superiore velocità di ricarica. Si trattava però di un'arma meno letale e spesso non in grado di perforare le pesanti corazze spagnole. Come abbiamo detto, la battaglia di Lepanto fu la prima grande vittoria di un'armata o flotta cristiana occidentale contro l'Impero Ottomano.
La sua importanza fu per lo più psicologica, dato che i turchi erano stati per decenni in piena espansione territoriale e fino ad allora avevano vinto tutte le principali battaglie contro i cristiani d'Oriente. La vittoria dell'Alleanza Cristiana non segnò comunque una vera e propria svolta nel processo di contenimento dell'espansionismo turco. Gli ottomani, infatti, riuscirono già nel periodo successivo a incrementare i propri domini, strappando tra l'altro alcune isole come Cipro ai veneziani. La parabola discendente vissuta dall'impero ottomano nel corso del Seicento riflette semmai una fase di declino che coinvolse all'epoca tutti i paesi affacciati nel bacino del Mediterraneo in seguito allo spostamento verso le rotte oceaniche dei grandi traffici internazionali. Partecipò alla battaglia anche il grande scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, che fu ferito e perse la mano sinistra. Al ritorno dalla spedizione navale fu ricoverato a Messina, presso il grande ospedale dello Stretto. Si dice che durante la degenza cominciò a scrivere il suo capolavoro, il Don Chisciotte. Link al video in alto a destra.